E bentornati a un nuovo video standard. Questa è una delle carte che giocheremo, una delle carte probabilmente più forti stampate recentemente dalla storia di Magic, Uro, il titano dell'ira della natura. Ma come potete vedere dalle mie fantastiche cuffie, abbiamo un ospite. Ormai io mi avvalgo della presenza di gente seria, gente che compete, gente che vince pure 1.000 dollari agli Arena Open e gioca ai Pro Tour. Andrea Cibac, ci sei? Sì, ciao Simone. Bella Andrea, salto, io e te ci Ciao. conosciamo da una vita ormai. Sì. Saranno 10 anni? Credo di sì. Tra Ho cominciato circa 10 anni a giocare, forse sei stato uno dei primi giocatori che ho conosciuto. Pensa un po', e ti ricordi, abbiamo fatto un sacco di partite insieme. Io me ne ricordo una in particolare dove mi hai battuto, bellissima però. Ti ricordi, era una semifinale di, credo, un pre-PTQ. Esatto, c'erano boh, 80 persone, Modern, ovviamente, tanto perché io gioco solo Modern. Io UV Control to Splinter Twin, te la ricordi? Sì, Ah, che te la mi ricordi. ricordo. Bellissima, Sì. una partita veramente, veramente meravigliosa, giocata ad altissimi livelli dove il minimo errore poteva, insomma, diciamo, risultare nella sconfitta. Alla fine, penso che ho vinto la prima e tu hai vinto la seconda e la terza. Quindi Esatto, proprio. che in realtà doveva essere G1 un po' più facile in Esatto, teoria. esatto. Senti, allora, come diciamo prerogativa del canale, io faccio scegliere il deck ai miei compagni di viaggio. Questa volta, tra l'altro, ti ringrazio doppiamente perché mi hai anche dato l'account per giocare al deck perché non avevo delle wildcard. Tra l'altro, giochiamo un deck che io ero super, super curioso, contento e non vedevo l'ora di giocare, che è Temur Reclamation in questa lista qua. Direi che lascio la parola a te per descriverlo. Tra l'altro, come faccio a descrivere io un mazzo standard che gioca Negate e Mystical Dispute di main? Devi parlarne tu. Sì, allora guarda, il mazzo principalmente al momento diciamo che è in forma embrionale, ci sarà il Pro Tour questo fine settimana, quindi insomma sto ancora provando, la shell potrebbe cambiare da un momento all'altro. Il meta purtroppo non è ancora ben definito, quindi sto cercando di giocare una lista che sia abbastanza bene sia da aggro, come vedi, Scorching Dragonfire e Flamesweep main deck, che generalmente sono carte o da side o Certo. comunque. Qualcuno gioca i 4 Dragonfire, i Flamesweep difficilmente si giocano di main, qualcuno li gioca, insomma, sono un po' strana. Comunque volevo giocare qualche counter di main, tipo Negate e Dispute, perché comunque è pieno di non creature fortissime, Planeswalker, insomma, carte, i Mirror Match soprattutto sono molto forti. Wilt principalmente sta lì per Mirror Match, e perché ovviamente sì, è l'incantesimo. Tante volte capita anche che Shard Typhoon si tira, magari dopo che hai fatto un Reclamation, casti Shard Typhoon, poi stappi tutto, fai spell nel turno dell'Oppo, insomma, cominci a fare un sacco Vantaggio. di Shard. Allora, Esatto, di comunque, vantaggio. descrivendo il mazzo, tra l'altro io una cosa, mi sono buttato subito sui ricordi tra me e te, ma non ho detto il tuo palmarès. Insomma, tu sei un giocatore veramente che ha conquistato tanto, comunque nella sua carriera, direi. Recentemente hai vinto 1.000 dollari all'Arena Open con questo deck? No, allora veramente i 2.000. 1.000 dollari li ho vinti. Non era Arena Open, era il GP Online di Channel 5. Ah, Volevo Arena ok, Open, scusa. purtroppo non andava Ho bene. sbagliato, sì. Tranquillo. È stato al GP Open. Mi sono insomma fatto top 32 al primo GP, quello base, e poi al Finals ho fatto di nuovo top 32 e quindi mi sono qualificato alla finale. Ho Bene. vinto un pochino di meno, veramente, però insomma comunque è Quanti andata bene così. PTQ hai vinto? Quanti Pro Tour hai In totale fatto? questo è il settimo Pro Tour che giocherò. Numero Settimo Pro 7. Tour al settimo. Capite, ragazzi, sul canale di Akira chi vi porto? Gente che appunto può dire di aver girato il mondo grazie a Magic. Sì, qualcosina abbiamo visto, Guarda ecco. cosa abbiamo visto. Dicevo, comunque, la shell del mazzo è la shell di Temur Reclamation che comunque girava anche l'anno scorso, se vogliamo, perché dopo la rotazione con come si dice, con l'entrata di War of the Sparks, il mazzo sembrava morto e poi invece ha ripreso vita, nonostante. Grazie anche a Shard Typhoon, devo Esatto. dire che è Adesso, MVP. esatto, con Shard Typhoon riprende ancora più vita. Quindi abbiamo un Negate, doppio Scorching Dragonfire, doppio Flamesweep per difenderci dall'aggro, due Wilt che mi piacciono molto main deck, devo essere sincero, bella scelta. Anche Esatto, contro June Sacrifice sono molto forti, è l'altro motivo distruggi per cui lo gioco. forno, no? Che Sì, comunque. forno e soprattutto l'altro incantesimo, quello verde, che è quello veramente il disastro.
perché è Trial of Sì, Kamas. Trial of Kamas. Allora, Grosspara ci permette di rampare, anche quando il mazzo non rampa funziona però, vero? E la Esatto. stessa cosa comunque Uro, che oltre a rampare è una finisher, ci dà vite, ci dà vabbè, Uro fa tutto. Di che stavo a parlare? Doppia Brazen Borrower, come vedi questa scelta? Questa è per contrastare Shard Typhoon degli avversari, per rimbalzare magari un Teferino a cui non abbiamo avuto risposta, che è una carta che ci distrugge, per rimbalzare una Narset e poi fare expansion per pescare, Explosion per pescare un po' di carte, insomma per levare un po' di palle che ci sono, e soprattutto per Shard Typhoon, che comunque è, insomma, quello dell'avversario è difficile levare, quindi Ok, con l'abilità. per quanto riguarda la mana base è tutta, diciamo, non vedo cose strane, tranne tre Castlevantress che però, insomma, che fanno i giochi? Sei pazzo, insomma, cioè, per un mazzo del genere che comunque genera mana grazie al suo incantesimo che dà il nome al mazzo. Andiamo a vedere la side, doppio Aethergust. E allora il formato adesso si sta riempiendo di nuovo dopo questi ban che hanno fatto finalmente insomma, dei Companion. Si stanno riempiendo di nuovo di Nissa, di comunque di mazzi a base rossa, verde, rosso, verde, agro, monorosso. Sono tutti mazzi che sono usciti fuori, e questa è una carta fortissima contro quei mazzi. Quindi, negate principalmente per il Mirror Match, mazzi di controllo, eccetera. Poi Altri due ci Scorching sta Fire e altri due Flame Sweep perché noi dagli aggro non vogliamo perdere. vogliamo perdere. Misty Mystical Disrupt è molto forte in Mirror Match, è forte contro i vari mazzi, insomma, con il blu. Veniamo a queste carte. Già queste sono un po' più spicy, no? Due Sì. Clotis. Allora, Clotis in realtà è molto forte contro i vari mazzi che giocano con il cimitero, ma soprattutto con chi ci serve di guadagnare vite. Quindi, allora, è una buona carta contro Jeskai Cycle, anche se sta un po' sparendo. È una buona carta contro tutti questi mazzi Aristocrats, eccetera, perché magari, soprattutto nelle versioni che hanno Ghost Rider o che comunque hanno il gatto, che magari riusciamo, che ne so, per dirti, uccidiamo Forno, non riescono a mettere il gatto, c'è un turno in cui lo riesce a levare, insomma. Quindi magari, questa è una prova più che altro, devo Perché mi essere sembra un po' sincero. diciamo che È un po' ambiziosa, complessa, è ambizio. ambiziosa, però funziona, cioè la sto provando e sta Vabbè, funzionando, quindi. contento. E poi c'è questo affare che io adoro, cioè io giocherei solo mazzi con Nightpack Ambusher. Sì, questa in realtà è, diciamo, una mezza combo con Reclamation, nel senso è comunque una carta che ti fa fare un estremo vantaggio anche non facendo niente. Quindi diciamo che il piano post-side è caricarsi di counter, giocare nel turno dell'avversario, e questa è la carta che fa per noi. Perché comunque tu fai Diciamo. Reclamation turno tuo, sempre turno tuo, prima dell'endstep questo, fai Ma un... puoi farlo anche all'end dell'altro, dipende, perché comunque tu le terre le hai stappate, poi l'altro Però at the gioca. beginning of your end step, if you didn't cast a spell, Però disturb. l'hai Ok. castata perché Certo, hai castato Reclamation. ok, quindi il turno dell'avversario comunque funge da blocco, diciamo da ambush, proprio perché si chiama ambusher, e poi in generale appunto è comunque una carta forte. Allora, noi tra l'altro le monetine per l'evento le avevamo già spese, eccolo qua. Dobbiamo selezionare il mazzo che è questo. Io gli ho dato il tuo nome così. One submit, sì, nessuno si arrabbia. Perfetto, allora vai Andrea. Chiaramente, come al solito, lo spirito del canale è quello di cercare di spiegare le giocate ai ragazzi che comunque, insomma, magari o si avvicinano a Magic o comunque, ecco, non hanno fatto 7 Pro Tour come te, per esempio io, per esempio, e quindi i ragionamenti che ci sono dietro al keep di questa mano, che credo sia un keep, non lo so, dimmelo tu, e così via. Allora, lui è Yorion, quindi vuol dire che ammazzo lento. Probabilmente se fossimo stati contro un mazzo che non giocava Yorion, non l'avrei mallicata, perché questa è una mano che fa la terza terra stappata al turno 4 forse. Quindi, insomma, è un po' complessa e non è proprio nel piano del mazzo. Non credo comunque sia una mano da tenere, Ah, perché doppio ok, Uro non lo mulligan. vediamo quasi mai. Quindi mallicherei. Hai visto? Io ho detto tieni, invece niente. Questa è molto più forte anche se manca il verde, però insomma va bene così. Lui ha mulligato Mettiamo in due. anche, quindi levo un castello. No, un'isolina, tanto hanno lo stesso effetto, solo che. Tanto l'isola già per fare entrare e stappare i castelli ce l'abbiamo, quindi. Giusto, abbiamo Steinvance. Che vuoi che la faccio di... No, primo turno No, no, stappata. tappata. Tappata. Cosa devo counterare di blu? Nulla. Esatto, Teferi, quello cantano quello Teferi. countera Teferi, bravo. Genere. Tra l'altro, Temple of Mystery ci siamo nel Teferi, nel senso che potrebbe essere Bant Yorion, Sicuramente è Bant. no? Certo, noi abbiamo doppia Reclamation e niente verde, ma lo troveremo. No, però arriverà, arriverà.
qui faccio terra e non succede nulla. Expansion Explosion su Growth Spiral suo, no. No. Però ci avrebbe fatto pescare, sì, mettere un altro castello. Potrebbe fare, però non vorrei... Non vorrei rimanere. Adesso, se fa Teferino Mystical Dispute, è finita. Mentre così abbiamo la risposta alla sua cosa. Adesso facciamo quello e passiamo. Eh certo, perché non voglio perdere, ovviamente, dal suo counter. Tra l'altro, lui può fare counter e poi Teferino. Quindi, proprio no. Arriva un Omen of Lucidia. Prima, comunque, non abbiamo fatto expansion su quello. Perché se lui avesse avuto Teferi più Mystical Dispute, ci avrebbe distrutto. Però, in questo caso, se avesse avuto Teferi più Mystical Dispute, con Expansion Explosion avremmo potuto copiare il Dispute. Certo, certo. Quindi, noi l'importante è che non entra Teferi. Questo mi stai dicendo. Teferi è l'incubo del mazzo. Teferi e Narset. Più Teferi, perché Teferi non ti fa giocare. Mi dirai che qui, se lui ci atterra, mo Mystical Dispute, eccolo, che facciamo? Lo facciamo Mystical Dispute qui. Lo facciamo e lo possiamo copiare. Esatto. Lui pagherà. Quando posso scegliere di copiarlo? No, dobbiamo copiarlo adesso. Esatto. Però Teferino ci distrugge proprio. No, no, non può entrare, ovviamente. E copiamo Dispute. Copiamo... Ah, ed è targetti sempre Teferino. No, ho sbagliato, mi sa. Ho copiato il mio Mystical Dispute. Cominciamo bene. Cominciamo molto. Ti ho fatto perdere. Posso concedere? Già mi rode il culo. No, cioè, è assurda sta cosa. Ho sbagliato perché lì. Mannaggia. Questo è un po' Arena. Lo sapete che io su Arena, ragazzi, sono un po' più scarso. Però non mi era mai capitata effettivamente l'interazione. Io ho detto quale spell copio. Invece lui automaticamente sceglie la spell da copiare. Perché, ragazzi, è evidente che c'era solo una spell in pila che lui poteva copiare. Ok, che faccio? Bad Passage e Reclamation. Ma tanto ce l'abbiamo il castello, certo. Comunque sì. Lo stop and enter. Metto lo stop. Ecco, qui devo cominciare. Quindi, qui. Quello, esatto. Ok, sfeccio. Vedi che mi devi veramente guidare come i bambini su Arena. Io su Arena gioco solo agro, capisci? Perché così è facile. Che devo prendere l'altro verde? Verde, sì, perché se peschiamo una. Ok. Tanto, adesso lui fa Omen of the Sea. Perché è inutile prendere mano? Ah già, perché tanto faccio tanto comunque Castlevantress uguale. Quindi perché ho messo lo sì, stop? Sì, ma tanto non puoi giocare spell nel suo. Quindi pure che lasci un mana stappato nel suo per fintare qualcosa non cambia niente. Vabbè, sta partita abbiamo persa chiaramente per la mia cappellata. Facciamo lo scry. Vabbè, lui risolve la sua spell, per carità. Tanto a risolverla l'avrebbe risolta comunque. Io vado a fare Castlevantress e spero di non trovare Landa Landa, perché comincia a essere fastidiosa sta cosa. Landa Brazen Borrower. Allora, fammi vedere il cimitero di Battlefield in alto a destra. Guarda un po' che al cimitero solo no, lui che cos'ha? Grosspire per l'Esper Conquers. E due Grosspire, quindi Ferino non c'è. Guarda, io la Brazen Borrower la terrei sopra. Vai. La tieni. Speriamo di non aver sbagliato pure questo. Avevo visto per un attimo la montagna andare sopra. Ci stavo già rosicando. Allora, castello. Wildness Reclamation. Sì. E qui. Tanto rimbalzare Teferi non ha senso. Perché tanto lo rigioca con i segnalini in più. Quindi qui passi semplicemente e cerchiamo Explosion. Passo, va bene. Per il turno d'oro. Io pensavo che in verità fare rimbalzo, poi lui rientra con più segnalini, ma io faccio la 3-1, non era male. Però te la può rimbalzare. Comunque, la 3-1. Fannissa, e qui comincia a prendere un vantaggio del tutto abnormale. Mo vediamo se riusciamo a cercare questa Explosion. Ecco, Explosion forse ci siamo ancora. Anche se ce la possiamo fare da... Ma insomma sarà apposta. Sicuro possiamo. Sì, comunque costa due in più. Allora, guardiamo di castello, vediamo che succede. E poi. Qui era buono Shard Typhoon per dirti. Siamo muto. Via via. Via via. Sì, sì. Non è solo Explosion serve. Invece terra. No, via. Good game. Con il Teferi non risolto, secondo me questa partita era diversa, molto sì, molto diversa. Soprattutto lì ho fatto uno 2 per, cioè nel senso gli ho regalato le mie carte praticamente. Ok, sì, allora, saliamo fuori via le removal,
giusto? Tutte e Sì, quattro? esatto, sì, Wilt pure non è bello. Wilt non è bello, però lui c'ha. Vabbè, questo però me lo dici tu. Solo Esper Quindi Conquest. doppio negate, doppio mystical disput. Lupi. Tre lupi? Allora serve una carta da levare. Dobbiamo levare, guarda, leviamo. In realtà Edelgast è anche abbastanza carino perché si fa sia su Nissa. Però lui il problema nostro grosso. Allora, in realtà Scorching Dragon fa sparare anche Planeswalker, quindi io non li levo tutti, devo essere sincero. Quindi ne metto due. Un paio lo lasci, sì, un paio li metti e leverei un paio di Uro, io che sono proprio bruttini. E un. Allora, generalmente io levo un Reclamation perché metto un altro drop a 4, però non sono sempre sicuro. In realtà contro di lui è abbastanza brutta anche Blazon, quindi si può giocare anche con una terra in meno volendo. Guarda, leva una Blazon, sai, dai. Bene. Perché è abbastanza brutta Che contro di lui. succede? Ah, metti Sabit, è la prima volta che loghi da un computer del genere, onestamente. Mamma mia, t'ho fatto perdere. Mi hai dato l'account. T'ho fatto perdere la partita del video. T'ho fatto perdere la partita dei soldi. Cioè, nel senso, i soldini che abbiamo speso. Una roba incredibile, Questa è un po' greedy, ma è creep, dai. Non è bellissima, ma però. Però è doppio buono. dispute Doppio nei primi dispust turni è ne sa. fortissimo. Anche perché. Però non lo potremmo fare su Teferi. Ah, sì, in verità sì, perché siamo on the play. Ok, questa Anche se metto. fossimo stati on the draw. Eh no, se eri on the draw non lo potevi fare doppio. Eh sì, costa uno. Ah no, doppio no, vabbè, turno 3 però. No, io Si spera dicevo che doppio, io l'altro. dicevo doppio. Ok, qui tra l'altro peschiamo anche un Isola. negate che devo prendere di passaggio. Tanto quella è tripla, quindi Isola ci Giusto, serve per il doppio giusto, dispute. giusto, giusto. Isola si serve nel doppio disparo. Adesso abbiamo anche negate, quindi se lui dovesse fare, provare a fare Teferino coperto da counter, noi comunque avremmo doppio counter. Allora dobbiamo pescare una bella landa, ti devo ripagare e invece niente. Stavo dicendo, ti devo ripagare pescando una bella landa Se col fa culo. Crossfire facciamo dispute, Invece anzi fa un Omen of dispute di the Yunter. Sì, dispute su questo. Dispo su questo. Sì, è un po' aggressivo, ma abbiamo un secondo dispute e non avremo sempre tempo per farlo, No, quindi. E infatti, perché abbiamo comunque poche abbiamo un terre. altro counter in mano, quindi magari Lui crede che non perde abbiamo il counter. due. Infatti, questa è una cosa che faccio spessissimo, perché la gente pensa che hai fatto una giocata brutta, invece Questo Shark Typhoon un po' ci aiuta a pescare no. Questo. terra. Io chiaramente ho passato perché posso fare negate su questa. Certo. E beh, di certo non li faccio a Brazen Borrower. Arriva la terra finalmente. Tappata. No, forse facciamo stappata e tiriamo muro. Così. Eh sì, per forza. Non lo so, Tanto un serve niente. rimbalzino. Beh, dipende da se ci ha fatto Eferino. Chiaramente Sì, ma qui dobbiamo. Siamo indietro con le terre, quindi se non andiamo avanti con le terre perdiamo no. di tutto. Fannarset. Almeno ci proviamo. Vabbè, quella. Che abbiamo detto che è peggio di Teferi quasi, no? Comunque è riuscito a Sì, fare però tutto sei lui, eh. abbastanza. Eh sì, ce l'ha fatta di Tutto. Teferi da Milionaro. Ma pure. Mamma mia, Prende dai. Basta questo. per stare a terra. Così è tosta. Così è tosta, sì. E E Shiglash. No, oddio, no. ciclo e C'è faccio un Narset. 1-1. No, no, c'è Narset in gioco, non peschiamo. Ah, E passi, allora dai. faccio il turno Passi. suo. Sì, in realtà nel suo possiamo fare anche Vendilion. Vediamo se fa meno, innanzitutto. Fa No, fa meno. meno. Vabbè. E trova. Beh, noi in fondo c'è questo Helios Madonna. Intervention. Quella è un incubo. Costa mano poi. Crasis da 4. Va bene, no. Va bene, no. Allora, noi possiamo qui Shark fare Typhoon. Shark Typhoon da 1. Ah, quando me lo chiede dopo da quanto lo devo fare. Da 1, eccolo qui. Autopay. E io posso poi rimbalzargli questo per uccidergli Narset. Ora ovviamente vedo Comunque siamo le riusciti a pescare tutte le terre tappate, terre. vabbè. Che faccio? Gli Faccio sta rimbalzi pure. giocata? Sì, per forza. Ammazzinati. Priorità in mano, pescherà delle carte, ma in realtà se lui si tappa con quello che c'è in mano a noi ci va bene. Sì, Però il problema è che certo. se lui si tappa poi comunque la nostra reclamation non è che c'ha tanta vita, invece a questo. Sì, però magari possiamo scan counter, però. Possiamo fare Uro, ti dirò, cioè nel senso che se vuoi,
Possiamo provare a giocare con... cioè, nel senso, se lui fa... esatto, ancora Krasis. Pesca, vuol dire che non ha nulla. Io posso provare a fare Uro adesso che è tappato. Boh. Ok, allora, pensiamo un attimo qua, perché... se recuperi sta partita sei proprio forte, sottosta. Allora, il cimitero che ci abbiamo? 5 detto... carte più Uro. Dispute, Dispute, Negate, Shark Typhoon e Fable Passage. Il problema di Uro è che se fascia, se fatte ferire abbiamo perso praticamente. Mm. Ma noi non abbiamo risposto a Teferino, eh? Quindi comunque... no, no, però se tu rimbalza non è che sei felice. Però ci permette di andare avanti di dare. Il problema è quell'Eliot Intervention. Sì, no. Mamma mia. Io posso fare Wildest Reclamation adesso, prendere tutti i mana possibili, fare un Expansion Explosion e... boh. Ma la facciamo da due solo. Volendo. No, dai, fai Uro, fai Uro. Facciamo Uro. L'unica, sì. Questa siamo del gatto. Un'altra terra. No, facciamo... che... sì, tutte le terre tappate. Facciamo, no, facciamo quelle questa. Stappate, così faccio un expansion volendo, no? Bah, ho preso io. Ho preso io possesso di questa stronzata che ho detto. Però, che ne so, se tira un instant. No, l'avrei voluta fare tappata perché comunque tanto le terre le vuoi in gioco. Quella entrerà sempre tappata. E instant che deve tirare. Che boh, dico. Adesso di certo niente. Visto che è considerato, non lo possiamo più fare. Esatto. Ed è proprio quello che hai detto tu. Cioè, se ce lo rimbalza, abbiamo perso. E mo ce lo rimbalzerà. Tra l'altro, c'ha dove sveto in mano. Quindi, insomma. Guarda Timo, se ne vogliamo fare un'altra, questa è mi spiace soprattutto per la prima partita. Vai. Però devo dire che anche per come è andata la seconda non mi sembra proprio il matchup più facile, vero? Beh, in realtà non abbiamo pescato le terre, se facciamo la quarta terra turno 4 e facciamo Reclamation cambia parecchio. Qui... non è brutto, Pante, è combattuto, non è bello però. Qui adesso, cioè, spalle al muro, non dobbiamo più perdere, che io voglio fare almeno altre due partite in questo video. Sì. Quindi ora andiamo. Spero veramente di non fare misclick. Allora, Madonna, che mano brutta. Oh, poscia, addirittura ancora i comandanti. No, questo Mulligan sicuro. Mulligan. No, Madonna. Non è la nostra giornata. Lui è Obosh, eh? Kippo, no? Va bene. Kippo, questa è abbastanza buona. Allora, mettiamo Wilt sicuramente sotto. Immaginavo. Allora, Brazen and Borrower in realtà non è male contro Obosh, perché comunque quando lo farà ci sarà un bel turno quando tapperà 5 e poi però Shark Typhoon ci fa pescare. No, Reclamation non ho sicuro. No, secondo me Shark Typhoon, dai. Noi siamo un dead draw, eh? lui 6 carte, noi 5. Terra Fervent Champion. Qui chiaramente noi giochiamo questo. Negate, immagino che faccia schifo sto matchup. Sì. Light up. Però potrebbe non fare una terra. E invece ce l'ha. Ok. Allora, questa non è malissimo. Isola per provare a fare un negate o Brezenboro. Vitolina, esatto. Sì, sì. Magari scemo. Ah, ecco, quello negate col cuore, no. Proprio. Proprio col cuore quello. Nice, nice un cazzo, zio. Dai, pure perso una carta di Light Up the Stage. Ah. Allora, tappata. Tappatino, sì, sì. Passiamo. Qui adesso sta Brezen diventa, insomma, brutta su questi 1-1, bella solo su Obosh. Perché su Obosh ce l'alzo, perché ha pure perso Fervent Champion. Questo pensava di fare qualcosa di figo. Eh sì, perché lui voleva fare l'Araldo e poi fare con il mana quello che aveva. Esatto. Vabbè, ma questo lo rimbalzo. Questo è vero, si mangia il rimbalzino, anche perché è proprio cattivo. Sì, ma non è brutta contro... sì? Io faccio dei ragionamenti chiaramente per uno che insomma questo formato lo gioca poco. No, fetch. E... blu, verde, rosso, blu, uguale penso. Sì, blu, comunque di base. Un po' più blu intensi per me. Mo dobbiamo assolutamente pescare cose forti perché se no, cioè, con due terre in mano sta partita si perde 100.000 volte su 100.
pescassimo un già expansion, ma ora basta anche uno. Questo gli ha dato più 2 più 0. Mamma mia, queste sono botte proprio queste, eh? Botte d'orbi, c'ho pure la terza terra, occhio, perché sennò faccio brezzo in borrower comunque, no? Madonna, questo è veramente scherzissimo. Sì, ma vai. Magic è così. Questa tappata lui ce li fa a 9, tipo sicuro ce li fa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Ecco, col castello sono 3. No, col castello non lo può usare, però. Se usa il goblin, no. Quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siamo ancora vivi, a meno che lui non tira fuori un bolt. Ah no, semplicemente lo fa questo due volte e moriamo così. Male, vabbè. Male. Vabbè, Maligan a 5, se vuoi. Maligan a 5 e tutte terre dopo, quindi proprio la sfiga più totale. Allora, qua però c'è un po' di ciccia da mettere. Allora, qui mettiamo Aethergust, Scorching Dragonfire, Flame Sweep, Nightpack Ambusher, Clotis. Bada! Cioè, la sei data 11 sì. Carte di side. Non sai benissimo, quindi allora, un paio di Dispute. Via. Via. Un paio di Wilt, via. Anzi, Wilt... ho levato Negate io. Cioè. Sì, 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 Negate sì. E il problema di Wilt è che potrebbero avere coso di side. Il... come si chiama? Il Experimental Friend. Forse Shard Typhoon non è un grande piano. Shard Typhoon 1 o 2 si possono levare, anche Expansion Explosion. Levate 2 e 2. Blast Zone è forte, quindi la teniamo. Un Reclamation si può levare tranquillamente. Tre carte ancora da levare. Guarda, leva i Glotis, dai, non sono sicuro su questi, quindi... E metti un Wilt solo, leva un Wilt. Ok. Dai, andrà così. Beh, Wilt devo dire che effettivamente questo mazzo qui in generale... Cioè, se tu gli rimuovi le creature e ci abbiamo 8 rimozioni, di cui 4 di massa instant... E certo, abbiamo sempre un po' di sfortuna, Sempre mani. Però questo lo giochi, questo lo giochi, non giochi questo perché devi prendere rosso. Va bene, questa è meglio. Questa finalmente è la mano di Magic. Oh. Che levi? E credo che la Reclamation non serve. Partiamo con la... No, devo fare Bolt. No, la blu verde perché se peschiamo Grosspire... Non ti fai danni. Okay. Però così sono sicuro che faccio il Bolt dove senza farmi danni su questo cacone. Sì, però, cioè, tipo, su questo se adesso pescassi Grosspire, farei Grosspire, capito? Vabbè, poi è andata così. E quindi che vuoi che faccio questa tappata, no? No, castello. Castello, adesso... Cioè, adesso è cambiato. Quello lo prendi ancora. Lo ammazzo? No, faccio fare light up the stage così. Sì, perché light up va bene, te lo fa. Light up in realtà è una carta brutta giocata a sto turno. A meno che non ti mancano le terre, è una carta che spesso fa una carta. Infatti, vedi, proprio una carta. Mo ammazzo questo che prima l'ha ammazzata. Maledetto. Ora se pesco terra faccio uno, giusto? Cioè perdo due guadagno. Perdi due sì, perché non abbiamo il doppio. Il doppio verde non arriva comunque, però 4 terre. Poi quantomeno abbiamo la possibilità di giocare Rimbalzino, Scorching Dragonfire. Insomma, le spell questa volta le facciamo, dai. Arriva Tibalt. Tibalt non sono contentissimo di averlo visto. Pesco un Aethergust. Lo ammazzi con Scorching Dragonfire. Ah, lo ammazzo? Sì. Sì, lo ammazzi con quello e passi. E passeggi. Ok, ora abbiamo Aethergust per difenderci da un eventuale Emberclave 4. No, non lo può fare, gli manca una... No, può farlo. Volendo. Come? 4, 2, 6 sull'attacco, non costa 7? Soul Guide Lantern... Soul Guide Lantern ci leva uno dal cimitero e... bella così. Purtroppo.
Qui possiamo fare rimbalzino su questa pedina? No, perché... Ah no, quando muore, sì, potremmo farlo. Un altro Tibalt. Vuoi che faccia... Ma quello ci farei Dargast, sì, sì. Tranquillamente, col suo peso proprio. Mo io, cioè, basterebbe pescare un verde e io mi sento comunque forte. Sì. L'ha messo top, verde, eh? Siamo parecchio avvantaggiati con verde, però. E l'abbiamo pescato, quindi verde... Pago e passo, perché lui giustamente non se lo deve aspettare. Ma lui può avere, no, avrà levato Scorching Dragonfire questa roba, quindi non abbiamo paura. No, non lo gioca, non lo gioca. Faccio l'anima tua. Blocco. E vai, dopo blocchi quello che strai. Tanto ti può fare più 2 più 0 al massimo. Non blocchiamo il Devil perché c'è il tizio che dà Kimbrock Knight che dà più 2 più 0. Certo. Quindi... se da più 0 e poi muore su 4. Quindi questo qui col... non sarebbe successo niente, perfetto. Esatto. No, sarebbe morto se avesse avuto più 2 più 0, sarebbe morto il lupo, no? Però fa schivare The Critics dopo. Ma non si gioca però. Ok. Vabbè, questa non è male, dai. Passi. Qui posso fare una fatina rimbalzina e poi fare la 3-1 e menargli, certo, cioè non è che sto proprio... Non sono il favorito. No, bastava per scampiro che la smerotta. Comunque... Ma qua la rimbalziamo, lo rimbalziamo. Sì? Sì, sì. Soprattutto dopo che ha usato questo. Col sorriso proprio... Io credo che non so se puoi fare. No, vabbè, dai. Beh, adesso faccio a fine turno la fatina e gli meno su questo affare. Tanto lui lo saprà e fa un altro diavolo. Sì, sì. Però basterebbe veramente un piroclasma e sarebbe finita, però. Uno dei 4 Flinswick. 4, ne togliamo 4 in verità. Prendiamo un altro lupo che però non è male. Jimmy il lupo è buono. Allora, lui sicuro non se l'aspetta un altro lupo, No. Ora deve avere un altro skill di key, però adesso fa Obosh lui. No, lo deve prima prendere a 3 mani. Ah già, giusto, nerfati, giusto, giusto. L'hanno nerfate, quindi. Ok, vado. E vai lupo, vai. Sì. E blocco? Dobbiamo, sempre lo questo? Ma lui qui può fare Embercleave? Eh sì, però tanto ormai che ci abbiamo tante scelte. E lo fa secondo purtroppo me. Non abbiamo il mana in più. Vabbè, se lo fa tradiamo pari pari. Senza prendere danni extra di Embercleave. No. Pesca, vuole vedere se lo pesca Embercleave. Sì, sono... In realtà se stappiamo quello che è in gioco, butta bene. Vediamo se c'ha un'altra animazione. Prenderà Obosh. Sì. Ok. Bene. Allora, attacchiamo con la Vendilion e passiamo. Beh, partita complicata, però mi sembra che adesso si può portare a casa, no? Tranquillamente. Anche perché un blocco a turno, cioè, io non vorrei essere dall'altro lato del tavolo, ecco. Se facciamo Obosh, no, non facciamo Edelgast, no? Se ci fa Obosh. No, lo rimbalzo. Sì, sì. No, lui fai attaccare, gli fai fare le sue cose. Vabbè, quello... Abbiamo capito che la giochi, sì. Quella in realtà è forte contro... È forte, sì, leva 1. Comunque leva 1. E poi ci pesca, quindi è gratis. E vabbè, quello va bene. Quindi io qui devo bloccare sull'attacco? No, non importa. Vabbè. No, non fa niente, fallo attaccare. Adesso lo attacca. Non ha attaccato, no. Okay. Fine turno, Brazen Borrower, gli rimbalzi Obosh e fai sempre Brazen Borrower. Che, al contrario di Vendilion, non è leggendaria. E questo è un suo grande vantaggio, signori, perché quando nel formato non esiste Lingering Soul, Vendilion è una carta direi molto forte, esatto. No? Esatto. Qui abbiamo 3 blocchi, lui ha 3 turni di clock, cioè 2 turni, questo e altri 2, ci abbiamo Edelgast in mano, dovremmo essercela portata a casa. Quello che si può inventare, oltre a Obosh e Edelgast, faccio sempre attaccare, giustamente se lui dovesse avere qualche idea, ma lui non attacca, E poi in realtà lui sta sbagliando, deve attaccare con gli 1-1 e quando muoiono sparano, però... Non lo fare, Simo, fai scry. Perché? Non serve fare quello adesso. Vabbè.
Lo puoi fare after draw, glielo puoi fare dopo che non lo pesca, Tutte e due meglio bottom, spiegarci. ovviamente, no? In realtà, no, quella che si ciclano è il caso del re l'isola perché potresti fare scry più Edergast, però no, va bene, dai, cerchiamo qualche spell. Caspita, c'ho 6 mana, cioè, per esempio, che lo spara, che non farò mai al turno mio perché se no il lupo non Esatto. triggera. Bello Anche sempre con le Vendilion, passi. Io che le chiami Vendilion. le chiamo Vendilion perché non ce la posso fare Lo so, altrimenti. lo so, lo so, ma io e te ce lo possiamo permettere. Poi, insomma, i nuovi giocatori, ragazzi, andate a vedere chi è Vendilion Click e quanto ha, voglio dire, impattato sulla storia di Magic quella carta e perché noi una 3-1 volante fatina ci permettiamo di chiamarla Vendilion, insomma. Che poi, alla fine, se ci pensi, veramente Vendilion adesso non si gioca praticamente in nessun formato, No, mentre Brazen perché c'è Borrower, lei. esatto, è più forte Brazen Borrower. Era, in realtà era meglio solamente contro Il i combo. contro il Oh, no, combo contro, sì. contro. Skewer the Critics in faccia. Quindi Questo c'ha. Allora, aspetta che Obosh in sposto. mano. Devo mettere. Allora, in realtà facciamo con lo spider risposto. Vediamo bene. Ok, la giochi. E facciamo con lo spider al suo Obosh risposto. Cioè, se vabbè, Edergast. Vabbè, insomma, se siamo capiti. E adesso lui rotella, anche perché ci manda 5, 4 blocchi contro le sue 4 creature, ci può mandare a 3 in verità. Eh no, se c'ha un altro di questi siamo morti. Sarebbe il terzo, eh? No, ah sì, è vero, sì, il Cioè, terzo di quello. Un botto rotore siamo morti, sì, è vero. invece c'ha Fervent Champion. Ma poi è un bel Fervent Champions, che poi ho anche sbagliato perché Esatto, perché lo fa ha fare, sbagliato. pesca Obosh dalla cima e muore. Esatto, e andiamo dai Vendilion. Basta. Bene, almeno questa è portata a Oh, casa. questa è dall'inferno È proprio. difficilissima sta roba, eh. Ok. Andiamo sempre così, no? On the draw, on the play, uguale. Sì, vai. In realtà Oh. Explosion non è così brutta se non hai una side forte. Perché potresti copiare tipo Scorching Dragon, fai il turno 4 e fare doppia removal. Oppure, che ne so, fare doppia Edergast. Perché te la puoi copiare, no? Puoi copiare le spell. In realtà possiamo aprire una mano che fa Grow Spiral al secondo, che Che è non un abbiamo. altro mazzo. Eccolo! Eccolo! L'hai chiesta. Tra l'altro c'è anche una rimozione. Keep! Lui mullica, mi sa. Questo abbiamo il famoso No, turno 3 che non ti ha dicevo mullicato. Sì, prima. lui ha Capito, mullicato. L'ho Simo? Questo abbiamo il famoso turno 3 che ti dicevo prima. Eh sì, rosso, rosso. Rosso, rosso, verde, verde. Sì, lo so Guarda, vedere che poi c'ho blu. E quindi almeno c'ho guarda. Se tutti i sbaglia a colori. fa Terramo, me No, no, raccomando. no, isola devo fare. Lui non ha terre. Isola Ghera. Ma gli sta bene ogni tanto. Grande. E invece Ecco qua, l'ha ho parlato. pescata, oh. L'ha pescata, fa un sacco Quello. di No, danni. aspetta, no, non lo far attaccare. No, 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 no. Non lo devi far attaccare. Vabbè. Ma io non devo fare Grow Spiral. No, volevi fare Scorching a In questo realtà adesso si è fatto questa cavolata, te saresti mangiato 4 danni momento. con 2 mana, 3 Certo, danni, quindi. certo. Vabbè. Vabbè, e a sto punto Grow fai. Spiral. Metto a terra una landa tappata. Poi posso fare doppio botto. Uno qua e vabbè. Sì, effettivamente Era un po' era meglio. un po' meglio. Cambio passage, prendi montagno. Vabbè, insomma, prenderai montagna poi a un certo Non lo faccio mo? No, punto. faccio. No, 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 che fretta Che c'era. fretta No, tanto c'era, devi. maledetta primavera. Vai. Esatto. Qui posso, sicuramente se tappa il mana effettivamente rifaccio la giocata. Ecco, Allora, in realtà adesso vediamo se vado, ne rifaccio. faccio uno solo e poi Sì. faccio E Grow Spiral, giusto? puoi farlo su quello. Sì, no, in realtà, secondo me. Facciamo anche Dragonfire sull'altro. Non vogliamo prendere altri danni. Siamo a 13. Già siamo abbastanza bassi. Avremmo potuto fare anche Dragonfire copia con expansion. Però No, già abbiamo 4 expansion mana. voglio. Che pescatona, no? No, no, no. Aspetta, 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 aspetta. Allora fai prima Grow Spiral. Perché se peschiamo terra stappata, vogliamo fare stappata, stappata. Capito? Invece Ok. no. Fai Forestina. E qui fai. Uro.
Vedi, è una cosa ottima, poi giocare con te, giocare con quegli esperti, eccetera. Io ho un grande difetto, lo dicevo in un altro video la settimana scorsa, che quando vedo una carta forte che mi serve nel matchup, che io pesco tipo dalla side, tipo questo, io la voglio troppo fare, capito? Invece in questo turno comunque la giocata giusta era questa. Bene, Ok, bene. Simo, si può stoppare un attimo? 5 E minuti? No? tu in verità no, però se vuoi posso continuare Ok. a giocare io a perdere. No, Dai, vai, vai, vai. Va allora facciamo l'ultima veloce e poi ti lascio. E ovviamente, ragazzi, ci vediamo bene. comunque domani con la continuazione della League, sempre con Andrea Cibac. In descrizione io vi avrei voluto lasciare i social di Andrea, Twitter, Instagram per seguirlo, ma lui mi ha detto non c'ho i social, quindi cioè. No, uso Facebook, ma adesso insomma non gioco più tanto come prima, quindi ti Beh, insomma, ringrazio però sei comunque sempre per. qualificato a produrre, hai sempre vinto Sì. 1.000 dollari l'altro giorno, quindi vabbè. Meno male, io facciamo così, io vorrei non giocare come non giochi tu, e non giocare come gioco io, e cioè fare figure di merda continue, no, non è vero. Ok, la tengo, anche se chiaramente se è control è brutta. Vabbè, però in realtà ti ripeto, questo se sparano sui Planeswalker, quindi alle brutte vanno sui Planeswalker questi. Proprio alle brutte. Perfetto. Se aggro abbiamo una mano molto forte. Se aggro ci abbiamo una mano molto forte, esatto. In realtà dobbiamo ancora fare una partita in cui facciamo quello Spiral Reclamation, però. Che cos'è quella? Zagotrom? È un altro Bant, credo allora. No, sul tie, Dai. sul tie. Però la gioca anche Bant quella, Ah, infatti. ok. Un altro Bant senza Yorion stavolta, eh. Sì. Io glielo posso pure ammazzare con Wilt, quello, ma direi di no, no? No, 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 non fa niente quello. Quella contro di noi è veramente inutile. Cioè, la cosa più No, beh, forte che ha infatti è fatto. andata. Ah, questo è un mazzo pazzo. Allora, risposta con Spiral. Meno male che c'ho Scorching Dragonfire in mano. Spero proprio che si riprenda in mano Birth of Meletis. No, invece no. Mannaggia. Però esiste, grazie a Dio, Shard Typhoon, quindi facciamo una fetch e passiamo. Fine turno cicleremo Shard Typhoon. Sì, non riesco. Risolve. Risolvi sta cacata. Sempre più uno. Lui lo sa che noi potremmo ammazzarli. L'hai capito com'è furbo? Karn the Great Creator. Madonna, aggressivo, Mamma vabbè. mia! Roba di un altro Questo pianeta. ammazzo a caso, credo. Meno due per. Che ci prende tra l'altro contro di noi? Chromatic Lantern. Mazzo pazzo. Vabbè, io Vabbè, prendo sì. un'isola, qua faccio uno Shark Typhoon da 2 e meno, giusto? Esatto, veniremo Teferino, poi ci spariamo un Dragonfire su uno e Dragonfire sull'altro, così Teferino va uno, devi Sì, cliccare due 2. volte il primo. Autopay. Ci diamo una bottarella a Teferino. Madonna però, basta. Allora, innanzitutto adesso vai con quello, col draghetto, attacchi di Ferino. Questo attacca Teferino. Esatto. Ok, e poi fai Dragonfire su Teferino. Su Teferino? Sì, uno su Teferino e uno su Karn. Esatto, Ah, ok, cioè, perché quello non glielo lascio vivere, no. dai. Poi io ho finito le carte, cioè c'ho una ciclata. Va bene, ancora dai. In realtà, se non trova soluzioni allo Shard Typhoon, che non so tante, Teferi è morto pure, quindi abbiamo risolto i Nel problemi e ci abbiamo senso, testato. come non so tante, giocherà Vratta o qualcosa, cioè, caspita. Beh, oddio, se fa 4 mana Vratta, Simo, siamo contenti, devo essere sincero. Sì, Il suo turno per carità, io non sono mai contento a dirtela tutta finché vedo le robe degli avversari vive. fa. Ma sì, no. Mo vediamo se lui si aspetta un altro Scorching In realtà Dragonfire. Wilt è buono contro Karn, Bola perché Citadel, eh. abbiamo. Sì. Ma si fa tanti danni. Attacchiamo Teferino. Allora, in realtà adesso. Castello. Allora. Puoi Posso ciclare. ciclarle tutte e due, sì. Adesso? No, allora, cicla prima la terra solo. Sì. Turno mio? Perché se trovi Scorching Eh no, Dragonfire non lo giochi posso subito. trovare. Ok. E vabbè, mo fai una terra. Tap? No, fai Stomping Ground. Giusto, vabbè, chiaro, ero da fare Stomping Ground e qui fai
farò sì, perché non vogliamo Wilt, un altro non meno 2 fa, no, allora Wilt io lo tiramo, sto bolla scita del sì, proprio, già sta, già solo vederglielo in mano va male, questo coso? E si ammazza pure quello, 4 mana e passa la paura. Insomma, infatti ecco qua, Va bene, va bene. Però Karn lui ce l'ha regalato praticamente. Sì, sì, infatti, e vabbè, faccia l'anima sua. Ok, vado, sì. Sì, sì, agisco, vabbè. Proprio io quello non lo voglio vedere manco in foto. Fai Blade Passage, fa Blade Passage. Attacchi Karn e passi. Ok, lui adesso la sua bola scita del noi la teniamo sotto scacco con un Mystical Dispute che chiaramente lui non avrà mai visto arrivare in vita sua. Quindi adesso lui fa bola scita del regalato, secondo me. No, fa Nissa ancora. Bella, meglio. Ma è meglio ancora. Meglio ancora. Senti, speciale però, Timo. Perché ops, Arena non ops. È abbastanza intelligente. No, no, vabbè, questa è colpa mia, dai. Però non diamo la colpa ad Arena dove non ne ha. Verde, verde. E Mystical Dispute. Bene, 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 cara Nissa. Questa era difficile. Oh, però basta. Ah no, adesso faccio questo. No, 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 quello no, si no, cicla. Quello si cicla. Okay. La castellino. E gli meno pure. Non sia mai che... Vediamo che fa. Sto balordo. Però scusa, ma perché lui si è tirato prima Nissa che è più forte di Bolas Citadel? Cioè lui pensa che Bolas Citadel è la sua carta? Guarda, uno che gioca a sto mazzo penso proprio di sì. Chromatic, tra l'altro voglio dire sta anche 1-1, nel senso che comunque sta una vittoria perché sennò non ci incontrava, perché in arena questa cosa è fatta bene. Quindi faccio staffare da 5, mi pare di aver capito. Da 6 dovrebbe essere. Da 6, da 6. Ashok pure. Quello bello come il sole. Noi che ci frega di Ashok? Niente. Dico. Rosso come il cuore mio. Tiè. Hai fatto Ashok. Io forse manco gli meno Ashok. Mo vediamo, contiamo un attimo. Vediamo che peschi. Beh, ci leva tutto il cimitero, un po' il fastidio, cioè doppio uro ci ha levato. Ah, ha levato delle reclamation? Mi sa di no, neanche una. Ora, neanche Ashok una. È in soprammobile, quindi va bene così. Terra stappata. Attacchiamo a lui. Infatti io, cioè, ripeto, Ashok proprio, che quando lo vedo in Modern tutti i mazzi che gioco ci muoiono, quindi è un terrore. Invece l'ho visto qua, ho detto, ma cioè, ma vieni, oh, ma qua, fanne un altro, che cazzo ne so, cioè. Beh, può ammazzarci di macina, alla lunga proprio. Sì, sì, con bocca a lupo. Neanche una reclamation. Beh, in realtà abbiamo un explosion da 5. Ah, è morto lui, a occhio. Sì, sì. 5, 6, 11, 12, 13. Shattered the Sky. Shattered the Sky, vabbè. Abbiamo perso questo. Siamo e ah, no, abbiamo perso tutto e peschiamo. Pendillion, contiamo 9. No, facciamo Explosion da 5 in fascia. Passo. Tocca a noi, sì. Explosion. Allora, questa devi cliccare prima il costo, quindi 5. Poi la sua faccia e poi la nostra. Giusto, perché uno pesca, l'altro. Ok. L'altro pia i pizzoni. Noi prendiamo 5 carte. Secondo me qui può fare rotella lui, ma non vuole farlo perché è un uomo vero. Vabbè. Okay. Allora, sicuramente guarda, Wilderness Reclamation. Ah, poi 5. Mi sa che se conti 7 li fai. Mi sa di, infatti stavo contando quello con doppia cross spiral. Che succede? Cross spiral. Certo, pugno, sì. Sì, facciamo 2 cross spiral, abbiamo vinto. Dopo Reclamation Cross Spiral. Sì, risolto. Terra tappata. Poi allora, metti, hai messo il blocco terra nel tappata, set, tappata, l'ho messo. Alto di questo. Terra tappata ancora. Prendi mana quando adesso va l'abilità in pila. Quindi rosso. Poi risolvi. E poi fai adesso. Prendi Explosion. Ok, lo fai da 7 direttamente. L'ante è tappato alto, quindi 7. Bello sto mazzo, mamma mia Andrea, sto mazzo è bellissimo, però secondo me serve un bravo pilota, questo è un mazzo difficile, non è un mazzo facile. Non è facile, allora qui gli buttiamo tutti dentro i counter che c'ho, tipo doppio negate, doppio mystical dispute. Ma no, dispute no, no perché blu, no. Ho capito, però gli piglio cose, vabbè, io faccio quello che dice. Allora, Nidergast, abbiamo visto di verde qualcosa, no, rosso niente, quindi Nidergast no. E allora, sicuro via Flame Sweep che fanno schifo.
Dispute leviamo gli altri due. Boh, ci ha Sì, fatto sì. vincere la partita su Nissa, però io li levo. Però vabbè, fare un po' occasione. Ecco che abbiamo visto di verde, Nissa, però solo Nissa, vero? Solo Nissa, sì. Giocherà qualcos'altro di Non so se vuoi verde. mettere un Clotis che è difficile da rimuovere per lui, boh. No, io vorrei mettere Etergast. Dai, metti un paio di Etergast, dai, che Nissa ci spacca. Mazzo, tutta sta paura dell'unica spell verde abbiamo messo. Però secondo me qualcosa c'ha, perché non credo giochi questo mazzo senza Boh, giocare altre spell sembrava una verde. shell Esper, però boh, vabbè. Tengo. Sì, bella questa. Dai, so che tra l'altro devi andare, quindi cerchiamo di giocare veloci. Spero di non fare troppe cappellate nel mentre. La prossima giocata è una Breeding Pool tappata, a meno che non voglio fare Brazen Borrower. No, no, non credo lo faccia niente. Ok. Quindi poi c'è Uro che ci fa andare avanti di mana proprio alla grande. Esatto. Quindi faccio Castello. Castello, Uro, Buca. Breeding Pool tappata, poi faccio Reclamation e si vola. Beh, lui potrebbe avere della side adesso, eh. Cioè, mi stupirebbe se De Marchis non avesse una side. Vediamo, non ci metterei la mano sul fuoco. Dici col mazzo che gioca. Beh, ci ha appena perso la Reclamation comunque, cioè, caspita. No, L'importante però è non sottovalutare nessuno. no, ci mancherebbe. Intanto ha fatto Potrebbe, Ajani ecco. The Grey. Che cazzo fa sto coso? Non lo so. Now do you see the Oh. benefits of being Ok. here? Ha guadagnato delle vite. Vabbè, io faccio Ma questa. facciamo Reclamation, sì. Poi facciamo Fabled Passage, sfacciamo, metti il blocco nel frattempo. Che devo fare in end? Ah, fare uno short E typhoon prendi un gigante. mana. No, no, in realtà prendi il mana, ok, e fai rimbalzo il token di Shard Typhoon. Ok. Sì, vabbè, rimbalzi, hai capito, insomma. Sì, che il token di Shard Typhoon, hai detto Sì, ho bene. detto bene, ho detto bene. Cioè, mo c'è questo da risolvere però, perché l'hai lasciato. Quello è un comodino, credo. Credi, eh? Invece questa è forte contro di noi. Ma Simpatico, manco no? Iorion gioca, perché? Cioè, non capisco. Ma che fa questo? Niente, guadagna vite oppure Guadagna tutte 3 vite. Lui segnaline. vuole guadagnare. Vabbè, a lui gli Mette un piace. segnalino su ogni creatura che controlla. Vabbè, facciamo una vendiglia alla fine, Direi, perché insomma. no? Ecco, questa è Questo è un buona. po' Questa è forte, buona. sì. Fable Passage o Allora, Fabled Blast Zone? Passage, Fable sì. Passage. Feccio per blu. Per isola, sì. Fai l'altra Faccio reclamation, stop un'altra in end. reclamation. Stop in end. Prima gli do 3 pizza a sto cretino, No, lo dai in faccia, perché no? Lui sta a tanto quella la 32, oh. spariamo. Sì, Ah, noi lo dai in faccia, spariamo perché tutto su tanto questo, gli ecco. fai, se no gli fai guadagnare le vite. E in end step prendi tutto il mana che puoi. End tour. Quindi io prendo questo e Ora basta che li questo. prendi blu e rossi, poi fai come pare. Poi rosso, blu, risolvi. Ho Quindi abbiamo 6, 8, 10, 12, 14, explosion da 10 su Ajani. ma tutte le carte che pescamo però buttiamo. No, va bene, ne butti 5. Ma tanto per screde la merda, no? No. Tipo Uro va al cimitero forse, non lo Allora, sicuro delle terre vanno al Eh cimitero. sì, Quindi leva la Dumping Ground, foresta Sentence. No, leva le doppie, e ti fai danni. stabile. Quindi Allora foresta prendi le no, doppie, poi. Breeding Pool, le ho finite le doppie. Ok, uro. Uro, Foresta. foresta. Madonna, quanta roba, cioè. Ok. Un po' di carta al cimitero. Adesso potrebbe essere arrivato il momento di fare. Boh, vediamo un Lui fa attimo, Shard perché. Typhoon, forte Shard Typhoon però, eh. Sì, però vabbè. Allora, attacchi innanzitutto. Esatto. Posso fare il Noi facciamo blast? Growth Spiral. Sì. Growth Allora, fai Spiral. Growth Spiral. Fai terra-terra, stappate, importante, Blaston, Stappata. fai il nostro Shard Typhoon, ma vediamo chi li fa più grossi, Shark. Danno, ok, sì. Ok. Metti il blocco nel tempo. C'è. Occhio che se no ti vanno avanti. Cazzo! Vabbè, ok.
Qui c'è un negate regalato, mi sembra. Che tra l'altro ci permette di mettere una 2-2. Lui ha due carte, noi abbiamo Expansion Explosion e un altro negate. Cicla un trioma, un po' a caso lui. E noi facciamo un 4-4 per l'urno. Da dove? Ah, dall'altro Shard Typhoon. Ciclandolo. Esatto. Ma guarda, mi metto subito in end step. Ah no, nel suo end, nel mio end step metto subito il blocco. Allora fai che lo spiral, vediamo che succede. Lo spiral. Risolvo. Risolve. E metto questo. Ok. Gli rimbalzo il suo Shard Typhoon. Sì, la Stomping Ground stappata. Stappata. Fai rimbalzo il suo Shard Typhoon. Ancora non concede questo, eh? Cioè un eroe dei due mondi proprio. Esatto. Va bene, ecco. Andrea, che dirti? Grazie e domani, ragazzi, nuovo video con questo mazzo che io mi sta veramente super piacendo, con Andrea che ci dice le giocate, sembra tutto facile, quindi voi mi raccomando, video di domani importantissimo, ma per ora Andrea Cibac, grazie ancora e chiaramente grazie in bocca al lupo per vari pro tour e cose varie. Crepi, grazie. Ciao Simo. Ciao.